Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Focus. Questo pomeriggio presentiamo un evento, ma direi di più, presentiamo una volontà, un'intenzione, un'idea importante, quella di cambiare Taranto partendo dalle tipicità tarantine, da quel che è nostro. E lo facciamo, presentiamo innanzitutto l'evento con Gianluca Lomastro, che è il fondatore di Made in Taranto. Buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio. Gaetano Lassenato, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, benvenuto. Grazie. Luigi Pignatelli per l'Associazione Hermes. Grazie per l'invito. Partiamo subito presentando Made in Taranto. Si comprende già bene dal nome di questa associazione qual è l'obiettivo? Sì, l'obiettivo è sicuramente quello di rilanciare le eccellenze tarantine. In un momento particolarmente critico, che conosciamo tutti, dobbiamo cercare il bandolo della matassa e riprenderci quello che ci è stato tolto. A fronte quindi di una grande industria, Made in Taranto si pone l'obiettivo di creare economie alternative mediante la creazione di reti di imprese, per la quale creazione siamo supportati dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese, che è rappresentata da Gaetano Lassenato. E la creazione di reti è un elemento fondamentale per creare economie alternative, perché è necessario utilizzare i punti di forza delle singole aziende. Punti di forza che ritroviamo all'interno delle risorse umane, ma anche nel know-how tecnologico. Significa un po' ripartire con una nuova marcia, significa ripartire con un nuovo slancio. Questo è fondamentalmente. Chiaramente, nell'ambito di queste attività, nella ricerca di economie alternative, nell'ambito della creazione delle reti, è chiaro che vengono fuori poi progetti che puntano anche al sociale, che puntano anche all'uomo in quanto tale, puntano all'aggregazione. La rete è un'aggregazione di imprese, quindi come tali si ricercano anche altri momenti di aggregazione, aggregazioni di persone nell'ambito della città di Taranto, ma poi in futuro si spera anche nell'ambito della provincia. Ecco perché si è pensato di dare vita anche ad una serie di eventi dedicati al sociale con la direzione artistica della compagnia teatrale Hermes nella persona di Luigi Pignatelli. Questa idea è stata accolta e è stata sposata dalla Confederazione. Sì, quest'idea perché proprio partendo dal discorso delle reti, la CNA ha già fatto anche a suo tempo un seminario proprio sulle reti e siccome sono lo strumento che ci potrebbe aiutare come microimprese, come piccole imprese, perché poi sono la stragrande maggioranza sul territorio, ci potrebbe aiutare a creare uno sviluppo dell'economia locale. Le reti sono uno strumento veramente eccezionale, forse ancora poco compreso, per facilitarci nel lavoro, perché parto dagli strumenti a disposizione delle reti, che sono proprio tutti i servizi in comune che si creano attraverso la costituzione di una rete, di un contratto di rete, che sono, ripeto, internet, Google, la vendita online, ma non solo, ci sta anche il discorso del business model canvas, che sarebbe il capire il modello di business proprio e magari cambiarlo, migliorarlo, innovarlo attraverso la costituzione di una rete. Quindi si impara a lavorare insieme alle altre imprese, si impara a vedere altro e si lavora insieme come in un condominio, ognuno con la propria autonomia e soprattutto utilizzando degli strumenti in comune, che in questo caso la CNA anche a livello nazionale mette a disposizione, oltre che a livello locale. Quindi si creano ulteriori posti di lavoro. Per esempio il manager di rete ultimamente è molto richiesto,
anche la stessa qualifica che ha il dottor Lomastro, che è content manager, è molto richiesto perché è la persona che poi va a gestire la rete, quindi crea marketing, crea sviluppo del business, crea vendita. Infatti noi abbiamo già costituito un piccolo gruppo già operativo ed è, ne ho parlato poco fa chiedendogli se potevo dire il suo nome, ed è un ragazzo anche di Taranto che si è inventato e ha strutturato da solo un portale online per gli artigiani che si chiama Made in Italy for Me, ed è rientrato anche sull'ultima pagina del Mondo di 2 settimane fa tra i portali per gli artigiani insieme ai grandi. Questo ragazzo è tarantino, si chiama Armando Salerno Mele e ha strutturato questo, lo sentivo poco fa che sta già, e lo facciamo anche insieme a CNA Interpreta, stiamo anche facendo degli opuscoli per illustrare i diritti e i doveri delle imprese e dei cittadini. Poi è chiaro che a questo si associeranno altre idee, però è già operativo. Pertanto, se parto anche da quest'ultimo strumento, che è la vendita online, invece di strutturarmi io micro imprenditore, per avere una persona addetta a inserire ciò che faccio su internet, a cercare di venderla, avere contatti con i clienti, magari interessarsi anche di ottenere il ricavo, cioè il pagamento della fornitura in anticipo, perché questo è uno dei vantaggi di vendere online, che prima paghi e poi ricevi la merce, oppure avere un'assicurazione. Cioè, diciamo che tutto questo servizio viene fatto dal portale. Quindi l'artigiano, e parlo di artigiano in questo caso, non di hobbista, che è un'altra cosa, l'artigiano ha uno strumento gratuito, se non quando poi va a buon fine la vendita, gratuito a disposizione. Quindi la bacheca coinvolge poi tante imprese, ma soprattutto si crea sinergia, perché se io produco latticini posso pensare di affiancarli a chi produce olio e quindi anche la ceramica, quindi il vetro. Cioè, non è che ci stiamo inventando nulla, ma stiamo invece mettendo a disposizione degli strumenti che finora non sono stati apprezzati molto e non sono stati neanche sfruttati. L'associazione Hermes? L'Hermes Academy Onlus da diversi anni, quasi 10, si occupa di queste cose, cioè cerca di creare rete attraverso l'arte. Siamo un po' meno avvezzi a parlare di queste cose. Molte volte quando loro ci presentano queste realtà, a me sembra che parlino turco, perché sinceramente non conosco nemmeno tanti dettagli legati all'economia, ma non è questo il punto, non sono qui per questo ovviamente. Appunto, lavoro di squadra, loro si occupano di questo lato del prisma e io mi occupo di altri lati, che sono appunto la direzione artistica e poi il coinvolgimento degli artisti. L'Hermes Academy Onlus dal 2005 nasce come compagnia teatrale, da quell'anno organizza eventi culturali, artistici a 360 gradi, quindi arti sceniche, visive e letterarie. In questo caso facciamo qualcosa di semplice alla fine. Perché? Perché comunque molte volte abbiamo assistito a spettacoli mega galattici in cui si è speso chissà quanto per un singolo artista o per chissà quale strana scenografia, e non si è invece pensato di parcellizzare quell'investimento spalmandolo uno al giorno, un evento al giorno, e non si è quasi mai pensato ai bambini. E invece si può organizzare un evento al giorno, in questo caso anche di più di uno, sono 3 in realtà al giorno, coinvolgendo soprattutto i bambini e a costo zero o quasi. L'investimento davvero non esiste quasi, c'è soltanto un investimento di energie e tanto buon umore, tanta positività. È importante sorridere, è importante vedere quelli che sono gli aspetti positivi che Taranto ha in seno e parlare di quelli, e osservando quelli negativi in virtù di quelli positivi, far diventare i punti di debolezza punti di forza.
Quindi il talento di alcuni tarantini è sicuramente un punto di forza che deve andare ad affiancare quelle che poi sono invece le capacità, come dicevo prima, legate all'economia, legate a qualcosa che può sembrare più concreto, ma in realtà non è così, perché l'arte comunque è concretezza. Quello che noi stiamo facendo è offrire ogni giorno qualcosa per stare assieme, per confrontarsi, per dialogare, per raccogliere qualcosa. Tante piccole gocce che creeranno un mare, forse un oceano, non si sa. Però chiediamo semplicemente un contributo minimo di 99 centesimi per ogni singola manifestazione che andiamo a proporre, in continuità con qualcosa che l'Hermes Academy già fa, ovvero la rassegna legata ad un pubblico di over 65 e under 20, che spesso non vedevamo quasi mai in teatro perché non si potevano permettere un biglietto di 7 euro, 8 euro. Adesso stanno venendo perché comunque noi offriamo questo servizio. Made in Taranto è comunque un servizio, perché dà la possibilità a tutti quanti di mettersi assieme per crescere. E sotto una nuova stella è un dono che facciamo alla cittadinanza. Ecco, a questo punto presentiamo l'evento, ancora non ne abbiamo parlato in realtà, non abbiamo nominato. Si parte l'8 dicembre, si va avanti fino al 6 gennaio, l'evento si chiama Natale Made in Taranto sotto una nuova stella, è così? Sì, Natale sotto una nuova stella, perché in realtà si vuole segnare un nuovo inizio, come dicevo prima. Un nuovo inizio perché secondo me bisogna ripartire dal nostro futuro, che sono i bambini. Nei confronti dei nostri figli, dei bambini, ci siamo comportati fino adesso malissimo, perché abbiamo creato soltanto disastri a tutti i livelli, non soltanto a livello ambientale. Per cui intendiamo ripartire con degli eventi dedicati proprio a loro, perché è su di loro che dobbiamo investire, e ripartiamo con una compagnia teatrale, che è appunto la Hermes Onlus, che si è sforzata, insieme, d'accordo anche con l'amministrazione comunale e con l'assessore Zaccheo, di divenire ad un programma, di cui adesso vi dirà Luigi, un programma concertato su base giornaliera e in grado di coinvolgere famiglie anche dalla provincia, quindi dare una mano ai commercianti che in questo momento, sappiamo, non stanno vivendo un periodo meraviglioso. Luigi vi potrà dire precisamente, perché è lui che si sta occupando di organizzare, di coinvolgere, di mettere insieme artisti, Luigi Pignatelli insieme a Netti Russo, per cui su questo, ecco, preferirei che sia proprio Luigi a parlarvene, perché è lui che sta vivendo in prima persona l'emozione di questo momento. Intanto per noi è il momento della prima pausa pubblicitaria, tra poco. Ben ritrovati, andiamo avanti, parliamo di questo evento che partirà il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, si chiama Natale Made in Taranto sotto una nuova stella. Parliamo di tante cose insieme, perché parleremo anche di solidarietà, ma per il momento ci concentriamo sul discorso economico, quello che viene dalle piccole e medie imprese locali. A questo proposito io vorrei sentire il presidente del CNA di Taranto in merito alla creazione di una rete tra commercianti qui a Taranto. Cosa può servire, con quale obiettivo nasce? Sì, la rete di imprese tra commercianti su Taranto è un modo di fare marketing territoriale, è un modo anche di sviluppare economia, è un modo di far risparmiare il consumatore. In più è un modo di avvicinare anche il consumatore, perché se un consumatore risparmia acquistando i prodotti locali, servendosi dei servizi di impresa locale, quindi in rete, che ha, ecco, il vantaggio che dicevamo prima del risparmio sui servizi offerti dal CNA, dai consulenti, da Made in Taranto, dalla vendita online, questo offre un beneficio a tutti. Cioè, questo è lo scopo che noi dobbiamo raggiungere. In questo progetto c'è il beneficio economico, c'è il beneficio culturale. Quindi se il ragazzo, se
l'adulto, se il pensionato esce durante il periodo festivo dall'Immacolata a Capodanno, più esce, più si diverte, più consuma, più c'è movimento in città, perché altrimenti ci viene lo sconforto, altrimenti siamo costretti ad andare fuori, quindi a apprezzare ciò che viene fatto fuori, con tante belle realtà che abbiamo, di eccellenze, di giovani che hanno veramente un valore aggiunto che non consideriamo, poi vanno fuori all'estero o anche in altri posti e vengono valutati. Noi, pertanto, tornando al discorso di prima, il discorso delle reti, quindi le eccellenze locali in tutti i campi, artistico e economico. Però dobbiamo partire anche dai giovani. Prima diceva giustamente Gianluca che noi abbiamo preso molto dai giovani, quindi siamo in debito nei confronti dei giovani per tanti motivi. Allora, per esempio, noi domani nell'Istituto Maria Pia facciamo, grazie anche alla sensibilità di alcuni professori illuminati e del preside, facciamo una presentazione di un libro che si chiama La cassetta degli attrezzi, di un nostro artigiano associato che è partito facendo il falegname, poi si è evoluto vendendo anche, adesso dopo anni di formazione ha scritto anche un libro. Quindi la cassetta degli attrezzi rimane l'artigianalità, però allo stesso tempo è la formazione che viene oltre, quindi è cresciuto, e domani noi questo lo trasmettiamo ai giovani all'Istituto Maria Pia, che sono il nostro futuro, quindi sono i nostri creditori. Questo è lo scopo che noi abbiamo. Gianluca Lomastro, l'altro aspetto dell'iniziativa, qual è? Sì, i commercianti hanno bisogno di vendere, e per vendere dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Quindi l'altra faccia di Made in Taranto e CNA è appunto l'approccio culturale, è appunto una serie di eventi mirati a attirare gente in città. E di questo ce ne parla nel dettaglio Luigi. Il programma è abbastanza vasto, però come si diceva prima si parte da un principio molto semplice, lo stare assieme, il creare assieme, il dialogare e il confrontarsi. Io sono dell'avviso che l'ascolto delle proprie diversità non può che generare comunque ricchezza in ogni senso, e quindi sarà bello veder confrontarsi i giovani e i meno giovani. Questo programma, come si diceva prima, è stato anche presentato al Comune, perché il Comune comunque ha patrocinato sin da subito questa iniziativa, così come tante altre iniziative che Made in Taranto ha in cantiere, così come da 10 anni lo fa con l'Hermes Academy Onlus. Ogni giorno sarà animato nelle piazze o comunque siti istituzionali, nelle sedi delle associazioni che ci ospiteranno, nelle sedi dell'Hermes Academy. E ogni domenica mattina saremo nel Borgo Antico per visite guidate e per improvvisazioni teatrali, in cui rievocheremo quelle che sono state le origini di Taranto, ma anche tutte quelle leggende legate anche ai vicoli, sul perché quel vicolo si chiama così, perché quella strada si chiama così, perché questa qui c'è questa piazzetta così sistemata. Durante i pomeriggi ci saranno sempre dei workshop, però workshop è una parola che non deve spaventare, non si tratta di un rapporto insegnante sulla cattedra e tutti gli altri subordinati allievi, di cosa poi? Di un sapere che comunque è comune. Workshop perché? Perché comunque è un lavoro di squadra, è un momento di lavoro personale dentro e fuori di sé, con artisti di strada. Fuochisti, ma anche e soprattutto ragazzi che fanno freestyle e quindi ballano per terra o cantano con un ritmo che viene costruito con il proprio corpo o con strumenti non ortodossi. E questo sarà un lavoro, un dialogo fra appunto gli under 20 e gli over 60. Quindi questi ragazzi proporranno ciò che riempie le loro esistenze oggi, mentre gli over 60 racconteranno come trascorrevano loro le giornate anni or sono. E ogni giorno si cambierà piazza, cercando comunque di animare tutti i quartieri,
quindi Borgo Antico la domenica, il lunedì i tamburi, il martedì piazzale della stazione. Sarà un'occasione anche per conoscere i senza tetto, dialogare con loro, e noi speriamo che venga a piovere in quei pomeriggi del martedì, perché speriamo di stare non in piazza ma su quelle sedie in cui loro non attendono il treno come lo attendiamo noi, ma attendono qualcuno che li osservi negli occhi e tenda loro la mano. Questo è un qualcosa che purtroppo a Taranto raramente vedo. Cioè raramente vedo organizzazioni che propongano qualcosa per loro. Quanti mercoledì artisti sono coinvolti? Una serie di associazioni che fanno capo sia in questo capoluogo di provincia che nei vari comuni limitrofi, ma anche in altre città. Perché comunque Made in Taranto, se in così pochi mesi è riuscita a farsi notare, anche grazie al fatto che è una rete di associazioni che hanno tanti anni di esperienza alle spalle, per cui ciascuna di essa porta con sé la credibilità e i rapporti di amicizia e di lavoro che comunque è riuscita a costruire in tutti questi anni. Le vogliamo nominare le altre associazioni? Ce ne sono tantissime, fra cui l'Anteas, che è l'associazione che si occupa di persone di terza età, con la quale andremo a fare visita a tutte quelle persone che hanno tantissimo da raccontarci e che stanno lì perché ormai hanno raggiunto un'età in cui i figli purtroppo non possono più prendersi con loro perché hanno delle preoccupazioni varie. Però saremo lì ad animare alcuni loro pomeriggi accanto all'albero, che sicuramente sarà addobbato nella migliore delle maniere, e cercheremo di portare un sorriso, ma soprattutto portare loro quello che nelle città e nelle piazze della nostra città i ragazzi creeranno ogni giorno. Poi c'è il TDM, Tribunale per i diritti del malato, con il quale stiamo facendo un percorso di formazione. In realtà adesso stiamo uscendo, non siamo ancora usciti, e spero che mai usciremo da una campagna di sensibilizzazione che ha visto coinvolte anche le vostre giornaliste, quella contro la violenza di genere. L'Hermes Academy fa parte di una rete di associazioni, rete locale di associazioni contro la violenza di genere, che Barbara Gambisara, consigliera di parità, ha patrocinato. E stiamo facendo un percorso di formazione, di sensibilizzazione, che sta continuando anche nelle scuole. Sono coinvolte anche le scuole in questo mese di eventi. Tutte le mattine andremo in una scuola o in un'associazione culturale, chiederemo asilo, comunque ospitalità, nella maniera più amichevole possibile. Ovviamente detto così sembra stupido, però. E saremo lì perché? Perché proietteremo dei cortometraggi e ci saranno anche dei dibattiti. Durante il tardo pomeriggio invece andremo ad animare i negozi con presentazioni di libri, con incontri con gli autori e con improvvisazioni teatrali. E poi durante le serate del venerdì, sabato e domenica proporremo spettacoli teatrali e concerti di musica jazz, di musica classica, nei chiostri della città vecchia, nelle sedi istituzionali e nei teatri. Nel caso in cui alcuni telespettatori fossero interessati a conoscere gli eventi in particolare di un determinato giorno, a chi devono rivolgersi? Comunque sul sito di Made in Taranto è pubblicato il programma, un programma che comunque è sempre in continuo divenire, perché Made in Taranto ha come vocazione quella appunto della condivisione delle idee e delle proposte, per cui qualunque altro artista o qualunque altra associazione, anche non locale, volesse avanzare una proposta di collaborazione è la benvenuta, per cui ci può contattare e noi inseriremo le loro idee e cercheremo di realizzare queste loro idee, perché comunque l'unione fa la forza. Ecco, interessante questo aspetto. L'apertura alla condivisione, la richiesta anche di idee, come ha fatto Luigi Pignatelli in questo caso, perché in questo momento Taranto è chiamata a fare una scelta importante, chiamata sicuramente a voltare pagina, questo è fuori discussione. Io credo che il cambiamento sia già in atto e lo sto vedendo perché, per esempio, sul fronte culturale proprio l'altro giorno mi hanno contattato varie associazioni, tra cui quella dei Menestrelli, Ionio Jazz,
Club 41, Amici del Presepe e così via, che hanno visto questo fermento e hanno detto anche noi vogliamo esserci. Quindi è una bella soddisfazione per tutti noi, perché significa che stiamo andando sulla strada giusta. E gli stessi giornalisti, una tua collega del Taranto Sera, per esempio, si sta particolarmente animando e sono molto contento di questo. E sul lato commerciale altrettanto, io ogni giorno ricevo richieste da parte di attività imprenditoriali, che siano negozi, che siano ingrossi, che siano aziende di produzione, eccetera, per saperne di più, per voler fare, voler interagire. È chiaro che io quello che auspico in questo momento è un coinvolgimento anche un po' più ampio, e secondo me il ruolo determinante lo hanno in questo momento i giornalisti. Perché dico questo? Perché nei momenti in cui vengono fuori delle idee, chi è il motore trainante di queste idee? Siete voi giornalisti, perché siete voi che riuscite a attirare il meglio della notizia. Perché di per sé l'evento, sì, è l'evento, può avere qualsiasi finalità positiva, negativa, così come la mia attività può avere valenza positiva o negativa, però in realtà siete voi che con il vostro saper fare, con il vostro andare dentro la notizia, con la vostra capacità di andare al di là delle righe, e soprattutto con la vostra missione, che è quella di approfondire, ecco, è attraverso voi che queste iniziative fanno eco e determinano il coinvolgimento anche di realtà esterne a Taranto, perché Taranto ha bisogno di essere anche un po', non dico trainata, ma Taranto in questo momento ha bisogno di essere aiutata non con dei sussidi, ma con delle collaborazioni, con delle sinergie attive. E difatti, ecco, questo lo posso dire già, anche se non c'è niente di ufficiale, però per esempio ho ricevuto l'altro giorno l'interessamento del distaccamento locale del Ministero di Grazia e Giustizia, che ha voluto sapere di più e mi ha chiesto di Luigi, eccetera, perché si vuole ristabilire un po' d'ordine anche per quella gente che è davvero meno fortunata, quella che al di là delle colpe di tutto comunque sta scontando una pena, sta vivendo un momento particolare, quindi attività anche per loro, per riqualificare le persone, perché comunque tutti abbiamo diritto alla vita, non è perché abbiamo ricevuto una condanna e allora stop, basta. Abbiamo diritto a una seconda possibilità. Abbiamo diritto a una seconda possibilità. E, così come si stanno affacciando altre associazioni del Barese che mi stanno chiedendo a me, al CNA, stanno chiedendo di poter in qualche maniera legarci per attivare iniziative comuni, sempre con lo scopo di amplificare il segnale, cercando di fare sistema, perché oggi non è pensabile, nell'epoca dell'era della globalizzazione, non è pensabile continuare a produrre così come si faceva anche soltanto 7-8 anni fa, cioè nella propria bottega, nella propria aziendina, eccetera. Bene, siamo alla seconda ed ultima fascia pubblicitaria, scusate, a tra poco. Ben ritrovati, torniamo a parlare di questo interessante evento, di questa iniziativa. Intanto salutiamo Gaetano Lassainato, presidente del CNA di Taranto, che ha lasciato i nostri studi, ha lasciato il suo posto ad una nuova ospite. In realtà chiamarla ospite mi sembra un po' strano, perché Netti Russo è di casa qui a Blue Star. Benvenuta, sì. Bentornata. Grazie, bentrovati. Avevo messo gli occhiali pensando di venire meglio, ma meglio non vengo, e quindi tant'è che me li tengo, e così ti vedo meglio. Vabbè, è ovvio che mi hanno tirato in ballo, perché quando si parla di futuro, io che sono una ragazza che ancora non sa cosa deve fare da grande, è normale che sono arrivata, no? E quindi eccoci qua. No, io sono ben contenta che ci siano i giovani in prima fila, perché senza fare della retorica, ma effettivamente il futuro è dei miei figli, dei miei nipotini, che mi dicono spesso e volentieri: no, non hai fatto la radio, la televisione, ma per Taranto che hai fatto?
non posso dire che cosa avrei voluto fare, ma non ci sono riuscita, e soltanto che quando partono iniziative di questo tipo sono ben contenta di collaborare con Gianluca Lomastro e con l'art director, che non mi sembra vero di trovare giovani così preparati, animati, di buone intenzioni, eccetera, eccetera, che si dedicano con passione a queste cose. Abbiamo bisogno... Giovane lui. Io sono un po' più... Vabbè, io che devo fare? Mi devo suicidare subito? Non lo so. Voglio dire che non è... no, perché l'età non è quella anagrafica, è quella che uno ha dentro. È anche vero che io vado sempre con una radiografia e dico, vedete, sono giovane, integra, ma è anche vero che per il futuro è normale che poi, a parte gli scherzi, si debba partire da un antefatto, da un passato, no? Ecco. Quando per esempio Luigi Pignatelli mi dice borgo antico, mi fa molto piacere, perché noi dovremmo proprio cominciare a parlare di borgo antico, non di Taranto vecchia, come si usava un tempo, con un fare dispregiativo, invece non è. Noi dobbiamo capire che il borgo antico è la nostra cultura, e cioè, voglio dire, effettivamente i nostri bambini, non so quanti genitori, scusate, ma io sono sempre un po' il grillo parlante, grillo a parte, non c'entra niente, i nostri bambini, non so quanti bambini sistematicamente sono condotti al museo, no? Non so, si va al circo, si va alla partita di pallone, a tennis, il karate, jiu-jitsu, ma gli ori di Taranto, possibile che ci debba essere solo io come ore di Taranto? Non è possibile, non è possibile. Mi piace scherzare e mi piace ritrovarmi con i giovani, perché in effetti mi sento molto più a mio agio, ma non è perché io ce le abbia con i miei coetanei. Cosa stiamo consegnando, amici miei, mamme, nonne, i nostri nipoti? Cosa stiamo consegnando? Allora, uniamoci e partiamoci, nel senso che per Made in Taranto, viva Dio, viva le idee, viva la voglia di stare insieme, perché, come diceva Luigi prima, è l'unione che fa la forza. Da soli basta con i protagonismi, basta con i protagonismi, perché non si va da nessuna parte. Netti, Gianluca prima diceva c'è un'aria nuova, è un momento in cui le cose a Taranto stanno cambiando, noi lo diciamo ogni giorno, le questioni sono le solite, prima tra tutte purtroppo la questione ambientale e tutto quello che Taranto ha dato in tutti questi anni anche alla nazione. Sei convinta anche tu che sia partita ormai questa macchina del cambiamento? Vedi, Deborah, come ti dicevo prima, non è che è partita, e viva Dio, io non, cioè, spero veramente che sia la volta giusta, l'occasione giusta, partiamo sotto una nuova stella, l'abbiamo pensato insieme, partiamo sotto una stella, no, nuova deve essere, ma nuova perché ci dobbiamo ritrovare rinnovati nello spirito, basta con i protagonismi, dobbiamo fare in modo che ognuno metta a servizio della società la propria esperienza di vita, la propria capacità, non l'incapacità, e sorridiamo, perché sorridendo, smile, no? Sorridendo probabilmente cerchiamo di sdrammatizzare, che di drammi nella nostra città, grazie a Dio, li possiamo anche vendere, vero? Benissimo. Luigi, che compagna di lavoro. Sì, è un piacere ritrovarla, io tra l'altro la mia prima cosa che feci in TV la feci con lei, proprio in questi studi, era Classe Campione. Era la mia ispiratrice. Figurati. Insomma, adesso la mia ispiratrice, ed è bello vedere. Appunto, noi siamo l'esempio, no, di quella cosa che poi andrà a svilupparsi durante il corso del mese di eventi, ovvero il confronto generazionale, che tra l'altro poi si chiuderà con la premiazione di un concorso di arti sceniche visive e letterarie che avrà luogo il 6 di gennaio, laddove ciascuno dei partecipanti viene invitato a raccontare appunto che cos'è per sé il Natale. Sarà bello vedere come lo interpretano gli over 60 e come invece lo vivono gli under 20. Di certo Netti è un esempio, di come di arte si possa vivere e di quanto l'arte possa davvero rappresentare un carburante.
Una cosa vorrei precisare. Si sta più volte dicendo che si chiede un contributo, ma non si specifica perché. Vogliamo aiutare i più bisognosi, vogliamo aiutare quei bambini il cui papà o la cui mamma comunque hanno perso il lavoro. Ma in quale maniera? Stiamo comunque facendo un'indagine nel comune per capire quali davvero sono le famiglie più bisognose, alle quali non daremo una cifra in denaro che magari nel giro di 2 o 3 settimane, un mese si sarà già esaurita. Siamo in contatto con piccole e medie imprese affinché con quella somma di denaro possa essere costituita una borsa di lavoro, ovvero invitiamo queste piccole e medie imprese ad assumere questi capifamiglia che hanno perso il lavoro, paghiamo noi lo stipendio per questi mesi, poi vediamo quello che riusciamo a raccogliere. Sarà poi dovere del capofamiglia, che è stato assunto pro tempore, dimostrarsi qualificato, imparare, mettersi in gioco, in modo tale che poi il datore di lavoro possa magari davvero poi assumerlo, non dico a tempo indeterminato, però comunque assumerlo nella maniera più ortodossa. È importante fare, ma anche importante saper fare, quindi anche la beneficenza deve essere utile e deve essere uno strumento che diamo in mano e non un... bisogna dare il piatto pronto, mai. Nemmeno a noi giovani bisogna dare il piatto pronto. E Netti è un esempio di persona che comunque, quando vede un giovane gli sorride, gli dice: tu che cosa è che sai fare? Vediamo un po' che cosa è che possiamo fare insieme. Che poi lo dice così, veramente. E la conosciamo bene. E quindi è per questo che è bello poi stare assieme ed è bello lavorare dietro le quinte di questo piccolo, grande evento che sicuramente darà un contributo a quello che è un cambiamento che da diversi anni io sto vivendo e sto vedendo. Complimenti davvero, complimenti soprattutto per questo aspetto dell'iniziativa. Io vorrei concludere, vorrei sottolineare un aspetto, quello che ha già lanciato in qualche modo Netti, ha fatto riferimento al borgo antico, quindi alla necessità di valorizzare tutta la nostra città, di valorizzare il patrimonio cittadino. Ecco, la città vecchia, per esempio, parliamo sempre di questo scrigno, di questo tesoro nell'isola, è da scoprire sicuramente, da valorizzare. Gianluca Lomassi. Di iniziative in tal proposito ce ne sono state. La più recente e la più famosa è l'Isola che vogliamo, a cui tra l'altro hai partecipato anche tu, e partecipato anche il CNA. Il punto, quello che poi viene emerge, qual è? Che si parte bene e si finisce male. Ma io veramente sono mesi che mi sto chiedendo il perché di tutto questo, no? Però non è che me lo chiedo da solo, faccio, no, come i pazzi. No, parlo con la gente, parlo con ogni tipo di persone e mi rendo conto che quello che manca a Taranto non è tanto la capacità di fare, ma fare sistema. Scusa. Brava, fare sistema. E però un termine, fare sistema, è un termine forse abusato, questo, che però sì, è vero che si abusa questo termine, però... Scusa se ti interrompo. Allora, siccome qualcuno è abituato al fatto che spesso e volentieri io, per farmi intendere, ho sempre parlato della signora Maria che fa le melanzane sott'olio a casa e che deve capire e che naturalmente può apprezzare l'arte di Luigi, diciamo l'esperienza maturata in tanti anni di radio e televisione, diciamo la mia, che può piacere o non può piacere, però devo dire una cosa, Debora, è importante che lo si faccia e che lo si dica. Io ho grandi limiti, ho dei limiti. Cioè, quando si parla di fare sistema, di amministrare, di canalizzare, non è il mio comparto, non è la mia capacità. Gianluca invece è bravo in questo, allora io dico: Gianluca, aiutami, aprimi il cervello, dammi la dritta. Tu invece hai un entusiasmo giovanile, tu dammi questo. Questo secondo me è fare sistema. Allora invece no, io, noi tarantini abbiamo questo maledetto ego che dobbiamo
sotterrare, perché se no non andremo da nessuna parte. Scusate l'ingerenza, ma lo dovevo dire. No, ma in realtà non è un'ingerenza, è anche anzi un chiarimento da questo punto di vista. Io, al di là del fatto che lo stesso assessore Zaccheo, lui stesso, l'altro giorno nell'incontro che abbiamo avuto, la prima cosa che mi ha detto è facciamo sistema. Però dobbiamo fare sistema anche con quelle, e torno al discorso dei giovani, con i più giovani. Territorio. Io sono andato l'altro giorno a trovare i ragazzi dei baraccamenti cattolica, Officine Tarantine, sì. E ho notato che loro, così come sta facendo Luigi, solo con il proprio amore per la città, con l'amore verso se stessi, perché forse vale più di ogni altra cosa, e con la capacità di fare, questi ragazzi si sono messi, hanno ristrutturato un luogo che era fermo lì da 30 anni. Si sono messi lì a fumare, è vietato fumare lì dentro. Si sono messi con martelli, calce, cemento, l'hanno rimessi in piedi, una struttura abbandonata da 30 anni, 20 anni, quant'è, l'hanno rimessa in piedi. Bisogna fare sistema con queste persone. Proprio l'altro giorno, infatti, io ho lanciato un annuncio, un appello più che un annuncio, ho chiesto ai ragazzi di Ammazza che Piazza, le officine Tarantine, le officine Loa, c'è tanta gente che si sta dando il da Corita fare. Hanno piantato 30 alberi l'altro giorno, hanno fatto gratuitamente 30 alberi, hanno piantato nel parco archeologico. Tant'è che ci ho scritto anche un articolo, l'ho trovato su madeintaranto.org, e ho parlato con un'associazione che si occupa di disabilità, di anziani, sto parlando con tante associazioni per la verità, dobbiamo tornare a parlare tra di noi, indipendentemente dalle categorie. Se posso permettermi, dobbiamo anche evitare di parlare male degli altri. Bravo, qui bravo. È stato detto una cosa da cui prendo le distanze, comunque l'isola che vogliamo è un qualcosa che è partita bene e sta continuando bene. Se magari qualcuno pensa in negativo è perché tanti hanno semplicemente visto ed evidenziato gli aspetti negativi che potevano essere delle carte buttate per terra. Per cui, tanto di cappello, Fabrizio Urlano, che ha riscoperto il Borgo Antico, io ho lì la sede, è grazie a lui che mi sono innamorato, è grazie al fatto che mi ha permesso di animare ogni mercoledì una postazione, che io amo l'isola del Borgo Antico. Mettiamo più contenitori per raccogliere poi la birra che la signora aspetti vanno attenzionati anche questi aspetti. Siamo più contenti se la butto nel contenitore. È giusto e doveroso fare una precisazione. Io quando dicevo l'iniziativa che è iniziata bene e finita male, non è che intendevo che l'organizzazione ha fatto cilecca, tutt'altro, anzi, tanto di cappello, chapeau, come dicono i più illuminati. Il problema era quello che stai evidenziando tu. È vero che i giornali hanno evidenziato i problemi, però è pur vero che non si può non vederli quei problemi. Vanno gestiti quei problemi. E come vanno gestiti? Con la prevenzione, con la formazione, con l'educazione. Quando dico bisogna fare rete con i giornalisti, no? È perché la sensibilizzazione, non si può dire a una persona che fino a ieri si comportava in un modo, da domani digli guarda, non devi più buttare le carte per terra, non lo farà mai. Ma talvolta, Gianluca, i giornalisti sono limitati. Ma non è vero. Non possono, no, limitati perché non devi parlare, non devi dire. Ma non se ne parlava in TV, se ne parlava nei social network. Oh no. Ma se ne parlava anche sui giornali. Ci sono dei limiti sicuramente, ci sono degli strumenti che a volte mancano. Chapeau, senza come dubbio. Dice Gianluca. Però al di là di tutto, l'obiettivo è quello di lavorare tutti insieme, di cercare di fare ciascuno il suo. Noi speriamo di riuscire a fare il nostro nel migliore dei modi, e comunque ciò che di positivo bisogna necessariamente sottolineare, io sono felicissima di farlo, è che Taranto secondo me sta davvero cambiando. Ci sono tantissime persone in questo momento che si danno da fare, che si rimboccano le maniche, che non delegano, non scaricano sugli altri determinate responsabilità, ma che in prima persona si mettono in gioco. Grazie a voi per quello che state facendo, grazie per il vostro intervento e grazie come sempre ai telespettatori di Focus. Arrivederci.